Lascia like se ti piace il Natale e commenta con l'albero di Natale. Ciao ragazzi, siamo gli Iliz e siamo qui oggi per festeggiare il Natale! Sì! Ai! Però raga, manca qualcosa, questo outfit non mi piace. Finalmente! Oggi passeremo veramente in questo modo una giornata di Natale con i fiocchi. Come ogni Natale, Harry, a parte i ricongiungimenti familiari, quest'anno non sappiamo come saranno, insomma, ma una cosa che non mancheranno mai sono... I regali, bravissimo Harry. Cosa abbiamo fatto? Quindi ragazzi, abbiamo fatto 6 bigliettini, ma ogni bigliettino ci sarà insomma il nome di ognuno di noi. Li andremo a mettere all'interno del nostro... Fa anche un suono quando metti dentro i bigliettini. Sì, vediamo uno solo. Hai visto? Incredibile. Vabbè, li mettiamo tutti dentro, ognuno di noi andrà ad estrarre un bigliettino e dovrà fare appunto il regalo alla persona estratta. È molto facile, quindi andiamo dagli Iliz e facciamo sta cosa. Ok, quindi vediamo a chi dovrò fare il regalo. Mischiamo. Crocio le dita e spero, ecco che... Vediamo. Il generoso Andrea. Oh, guarda caso! Sì! Al migliore di tutti gli Iliz. Godo! Va bene, dai. Prego Antonio. Lo io? Sì. Lo dovrò fare a... Attenzione, rulla di tamburi. Ecco. Quanto? HM! Grazie Anto, un bel regalo, mi raccomando! La magia! Viene, dai! Tocca a me! Vediamo un po'. Mister! Sì, sì! Adesso pesco io, che sono già uscito, quindi sicuramente non mi occupesco, Andrea. Prego, ragazzo. Devo fare il regalo a Mirko F93! Perfetto! Tocca a me, ragazzi. Vai! Vediamo. Andiamo a vedere, Enrico. Chi è? Oh, eccomi! Fius Gamer. Ma raccomando, Harry. Tranquillo, Andrea. Ora tocca a me. Non è che ci sono tante scelte. Vediamo. Vabbè, mi sembra che mancano solo il ragazzo qui. Harry Lazza. Regalo a me. Fa un bel regalo, forse. Eccoci tornati ragazzi, siamo andati a comprare gli addobbi per Natale, comunque per addobbare la casa e ovviamente l'albero di Natale. Sono gli addobbi ragazzi. Gli addobbi, piccolo spoiler, qua dentro. Anto! L'albero. L'albero. Protagonista. Andiamo a vedere. Vai, Marra, a te l'onore. Stiamo calmi. 128 euro di albero. Contento dalla punta arrotondata ovviamente. Spustiamo. Vabbè, però è sostanzioso. Esatto. Quello che c'era da noi. E amicizia, esatto. Esatto, il simbolo. Ragazzi, abbiamo come vedete montato l'albero, c'è solo lo scheletro, però ora dobbiamo colorarlo con le palline. La facciamo girare, Harry, vai. Palline messe, adesso tanto che manca? Signori, manca qualcosa, tipo qualche nastro. Dobbiamo colorarlo. Colorarlo. Ecco, oddio! Grazie, signore! Questo non so, però sì. C'è qualcos'altro magari. Potrebbe essere, non so. Anche! Questo non so se ci va, magari c'è qualcos'altro. Vediamo. No, neanche questo va bene. Questo proprio. Questo sì, magari dopo. Fiocco dopo, esatto. Eccoli, i nastri che addobberanno ancora di più il nostro bell'albero. Perché quando guarderemo questo video tra 10 anni diremo: ah, che belli che eravamo. Ma come è già rotta sta cosa? Che è sta m***a, voglio un m***a. Ma come è messo? Ora andiamo con le luci. Sì. Ragazzi, abbiamo srotolato qui tutte le luci, come vedete. Questo qua ci esce un albero da mettere in piazza a New York, probabilmente. Però forse questa è la parte più importante. Esattamente. Sarà quel tocco in più a quest'albero. Quel pepe. Ora ve lo vedete così, però dovete vederlo dopo, quando sarà illuminato. Raga, ma in 5 a fare un alberello, ma sì. L'unione fa la forza, dati. Va, gira. Siamo catena di montaggio. Gli elfi del Natale. Jingle.
parte più importante, il fiocco finale. Tocco. Vabbè, diciamo che la ciliegina sulla torta. 3, 2, 1. Eccolo qua, ragazzi, bello illuminato. L'albero più bello. Posso da... dire una cosa? Sì, i musci fanno il 70%. Sì, è vero. Com'è l'albero più bello di tutta Italia? Però posso dire una cosa? Non rende troppo. Aspettate. 3, 2, 1. Voto da 1 a 10 a questo albero. Raga, nettatino. Stiamo cucinando per gli Elitz, per questa cena di Natale. Vabbè, potrete già intuire da questo pentolino cosa stiamo cucinando, ma ovviamente già si è capito, il cotechino, ragazzi, non può mancare a Natale. Signori, che lo spettacolo abbia inizio. Lo spettacolo del Natale, perché oltre all'albero c'è questa fantastica tavola imbandita, guardate qui. Omar e Fius ve la stanno spiegando, preparando, ecco qui. Qui ci sono salumi, provola, dolciumi, sfiziosità, tutto quello che volete. Patatine, popcorn, e caramelle. Tutto, le caramelle, qui altri, ecco, altri salumi, altri affettati, perché a Natale si mangia tanto. E stiamo aspettando ovviamente il primo piatto. Raga, è pronta la pasta! Andiamo a tavola. Che cos'è? Lo scricio? Allora, questo sì? È lo scarpariello napoletano. Vai, Anto! Vai! Facciamo i piatti, Anto! Facciamo i piatti, ragazzi. E poi mangiamo. Per forza. Ragazzi, siamo pronti a mangiare. Aspetta, c'era Tati che voleva dire due parole. Vai, Tati. Buon appetito, ragazzi. Del cotechino, sì, si mangia finalmente il cotechino, ragazzi, tutto mosso. Ah, anche le antiche date, altrimenti non fai soldi, non fai soldi. Vai. Subito alla subito. Faccia dei teppisti. Assaggio anche insieme a te, vediamo com'è sto cotechino. Big money. No, vabbè, ragazzi, la faccia, diciamo, di chi ci vuole male. Buono. Facciamo così, vai, alla faccia loro, però da te un po' di soldi. Auguri. Auguri. È giunto il momento, sì, del giudizio bello di questa serata, anzi no, quello arriverà dopo. Il più dolce forse. Siamo all'ultimo livello, quello del pandoro, ragazzi. Un pandoro innevato, ma soprattutto Antonio farcito. Farcito? E per questo ringraziamo la mamma di Fuse Gamer. Grazie mamma. Grazie mamma. E visto che è stata fatta la mamma di Fuse Gamer, ragazzi, mi sento in dovere di dare questa prima fetta a me stesso, a Mirko, a Fuse Gamer. Ma come? Oh, no! Mamma mia, l'ha fatto con tutte le forze, prego. Con tutti i sacrifici, bello, Ivan. Martina, come guarda? Bello, Ivan. Dai, morsa, Tatino, Andrea, dai. No. Tieni, Tati, dai, magna. Godo. Come si dice, me, Tati, magna e sta scala. Grazion. Qual è caso? Ma che bella, guarda, guardate, regia. Questo invece è il momento più atteso, quello dei regali. I nostri regali, perché quest'anno noi Elitz abbiamo fatto i bravi. Vediamo perché ce li siamo fatti più o meno a vicenda. Il mio... Tati, l'hai fatto tu? Sì, anche qua vicino a me. Fai vedere se sei stato buono o no. Beh, se sei stato tu buono. Beh! Che dici, Anto, ti piace? Grazie, Tati. Questo dove... quando me lo devo mettere? Anto, quando è freddo e ti scaldi con la tua ragazza, in più c'è il maglione. Il 15 agosto? Sì! Vabbè, ci sta, un bel maglio di Natale. Grazie, Tati. Aspetta, ok, adesso è meglio, l'ho dimenticata. L'ho pure chiusa, la 5 euro sicuramente. Dai. Allora, vediamo cosa mi ha regalato Fius. Eccomi! Sì! Questa cosa, Andrea, che bello! Ti faccio vedere, fai vedere allora. Aspetta, la farò vedere meglio. Aspetta, facciamo così. Ora è molto meglio. Ah, ecco qua. Comunque devi leggere la scritta. Che c'è scritto? Ma non leggo. Sono Chef Gogol, Manghelet. Ah, grazie. Io ho un regalo con la busta russa. Beh. Eccolo. Andrea, questo l'ho fatto io. Veramente? Sì. Con i tuoi occhi. Sì, è la cosa che ti proprio ti serviva questa, Andrea. Andiamo. Capì? Ma cioè, no. Questa è la sua cover. Oh, c'hai ragione. Cioè,
Va bene, comprate rosso per il Tomino, andiamo no, in realtà. Volevo trovare l'arancione, solo che se la lavi un po' diventa arancione questo. Ok, sì, grazie sì. Harry, gentilissimo. Grazie. Fatti dare un abbraccio, amico mio. Tocca a me ora, ragazzi. Per Harry, Mirko, eccoti qua. Con questa cosa ti puoi allenare. Un peso. Carta stagnola. Dai. Le freccette. Così ti alleni a lanciarle bene. Che figo. Vabbè, le freccette. Ok. Guardate qua, raga. Video? Tanta roba! Un regalo per Mirko. Vediamo eccoci qua. Omar cosa mi ha regalato. Sì. Se ha riscontrato il mio gusto soprattutto. Beh, un minimo riconosciamo Mirko, dai. Il mondo. Ok, il nero va bene, mi piace. Vai, vai. Spacchetta, mi spero solo della taglia, perché poi non si sa mai. Mio film preferito, chi sì. Te l'ha detto? Indaghiamo qua prima di fare le gare, meno male. Vediamo la taglia importantissima. L incarnato di Omar. Meno male. Bella. Mi piace Mirko. Metti l'ex del resto. Ottimo. Antonio, l'ultimo. Ah. Spero sia una chiusura degna di questa ultima posizione, Antonio. Guarda, come detto da Mirko, abbiamo studiato un po' i nostri commissionati. È morbidoso. Io so che tu sei un tipo freddoloso, Omar. Vediamo un po', Antonio. I calzini! Lunghi, ma non sono calzini qualsiasi. Sono calzini di Natale, ragazzuoli. Guardate le renne. E poi qua altre variazioni in stile natalizio. Non ti potrai più lamentare del freddo, ok caro Omar? Grazie Anto, toglierò questi. Va, togli, muovi, ne metti. Subito, vai, vai. Ah, Anto. Vieni, bravo. No. Perfetto. Auguriamo. Grazie Antonio. Quindi ragazzi, Elizzi vi augurano buon Natale. Veramente siamo orgogliosi di avere fan come voi, vi auguriamo tante buone cose in queste feste, speriamo di avervi tenuto compagnia anche oggi. E che dire ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi a Riz e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!